Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro, uno a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata abbiamo fatto una missione per i colombiani, abbiamo recuperato la droga che la polizia gli aveva sottratto e Angelo ha pensato che Manuel l'avesse tradito. Non che sia del tutto falso, ma non è proprio andata così. Quindi vediamo stavolta cosa succede. I know this isn't my style, but after that shit at the church, I want to make sure Angelo gets what's coming to him. No, è andata via. Vabbè, venite con me. La volevo in squadra lei. Vai a casa di Angelo. Quindi è già la missione finale? È già la missione in cui uccidiamo Angelo? Lo so, io sto cercando una macchina però, Dex. Sei a 4 posti tu? No, a 2 posti. È probabile, ma basta essere noi più furbi di lui e non farci vendere. Questa è a 4 posti? Spero proprio di sì. Forza, tutti su. È una cosa che farebbe Johnny, c'hai ragione. I'd be lying if I said I wasn't nervous about taking the fight to Angelo, but he's come knocking on our door twice. È vero. Questa volta siamo noi a bussare alla sua. Ho 3 panini, sì, dai, va bene. Stavo pensando di andare al posto lì degli hamburger a prenderne un altro, ma con 3 panini ce la dovrei fare. Però mettiamoci un attimo nei panni di Angelo, poveraccio. Ha perso il fratello, la guardia del corpo più figa della storia, il tizio che lo pagava profumatamente, l'ha tradito. Porca troia, anche io sarei incazzato. Eccoci arrivati a casa di Angelo. Beh, effettivamente la grossa villa nel bel mezzo di tutta la città. Forse avrebbe dovuto farci pensare, no? Aspetta, aspetta. Ecco fatto. Prendiamo tutte le munizioni che troviamo. Non lasciamo in giro nulla. E soprattutto non lasciamo nessuno fuori, che magari viene e ci spara alle spalle poi. Ecco fatto, grazie della bibita. Ecco qua, la piscina personale, la jacuzzi. Si trattava bene Angelo, eh? Anche Hector, effettivamente. Probabilmente era casa sua questa. Ah, eccolo là, non lo vedevo, scusami. Ecco fatto, ci voleva tanto, ragazzi, sparare in testa a uno? È così difficile? Serio? Occupiamoci di tutti gli uomini fuori dalla casa. Non voglio sorprese. Ok, ho fatto il giro di tutta la casa, sembra non esserci più nessuno. Ma pensa che figa questa villa, cioè... ha la piscina, la jacuzzi e davanti il mare. Bella casa. Quanti soldi che si fanno con la droga. Guarda questo, guarda questo. Pensa se gli potevo sparare. Ecco, buongiorno anche a te. Tra poco questa sarà casa mia, lo sappiamo. Non aspettarti di andarti respirando. Non sopravvivrai neanche a questa ondata, tu. E fai pure il duro? Mamma mia, aspetta. Dov'è il panino? No. Allora, facciamo così. Ecco fatto, così mi prendo sia le polpette che il panino. Direi che stiamo andando bene, no? Sto fucile a pompa fa il suo schifosissimo lavoro. Oh, il dipinto di Hector. Caro fratellone morto. Adesso arrivo su. E ce la vediamo io e te. Ok. Ormai è rimasta poca gente. Possiamo prenderla con un attimo di calma. La madonna, che televisore incredibile. Ma guarda, tutta la famigliola felice. La madonna, che bella casa. Sei qui, Angelo? Sopravvivere per combattere ancora. Ma... ma come?
Shit! Ale! Ma dai! Ma come hai fatto a non colpirlo? Don't just stand there, get in, motherfucker! Entra, figlio di puttana! Oh, mi fai felice. Merda, colpa mia, scusami. I'm gonna try and catch up to Andrew. You take out the other Canales. Ma dai, l'ha colpito. Cover our ass while I chase Lopez. È che vorrei evitare di colpirmi. Don't worry about Angelo. Ma dai, ma take out these suckers. Allora. Minchia, ma di già. No, devo rifare tutta la missione. Il lanciarazzi in questo gioco è una merda. Fa poco danno e non uccide con un colpo. Ma ti pare? In qualsiasi gioco, se lanci un lanciarazzi contro una macchina, quella esplode. In questo no. Magari a questo giro facciamo un pelo di attenzione. Cerchiamo di non farci saltare in aria la macchina. Leave Angelo to me. Just make sure we vai, vai, tu inseguilo, stavolta lo so. Quindi, non arriva nessuno a sto giro? Aspetta, aspetta. Dai? Dai, non viene nessuno a questo giro? Perché continuo a puntarvi con lanciarazzi? Sul serio? Vabbè, io continuo a guardare dietro a questo punto. Lascio guidare Dex. Vai, 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 tu inseguilo, io guarda. Io guarda, resto qui. Continuo a fissare. Oh, finalmente qualcuno che si è fatto vivo. Non per molto ancora. Ma dai, Dex! Che cazzo! Non puoi andare contro i pali, serio! Cioè, ha rovinato lui la macchina sto giro, eh! Io ho fatto nulla! Aspetta! Ricordiamo le parole dell'altra volta con Johnny. Molto meglio le granate. Molto meglio le granate. Fino al limite. E la Madonna. No, ti prego. You gotta be fucking kidding me. Don't worry about it. He ain't got too many places he can go. We'll find him. Se ne sei sicuro? Chiamata a casa. Porca troia. $5,400. Beh, che dire. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Questa macchina sta sbandando da sola. Ciao a tutti.